cantante e suonare uno strumento come il basso, che appunto deve seguire la ritmica, ed è uno strumento sia ritmico che armonico, melodico. È un rapporto, come dire, per me è naturale, cioè il fatto di suonare, di cantare e di badare a entrambe le cose, quindi sia la ritmica che alla parte melodica. È un'abitudine a farlo da quando sono bambino, da quando ho imparato a suonare il basso e mi accompagnavo suonando le parti ritmiche delle canzoni. E chiaramente nella taranta c'è una forte e predominante ritmica, e quello che è la sensazione più naturale nel momento in cui canto con la ritmica della pizzica, mi viene naturale cantare in un certo modo, pur non avendo l'esperienza e anche la maestranza di chi lo fa da anni, ovviamente, però per me è stimolante, per cui quando suono, cioè canto la taranta, mi verrebbe voglia di prendere lo strumento e accompagnarmi, come dire, ballando con lo strumento insieme al modo in cui canto. Oltretutto ho avuto dei maestri, delle persone che mi hanno insegnato a suonare il basso e cantare muovendo anche il corpo, per cui è importantissimo il movimento del corpo. E penso che sia, per imparare bene a suonare la pizzica bisogna imparare prima a ballarla, bisogna prima ballarla. Nel momento in cui entri nel ballo, in quel ritmo lì, allora diventa un tutt'uno, melodia, ritmo, groove, ed è questo un po' il senso, è ciò che dà alla taranta una grande forza e soprattutto una così grande passione. Per me cantare in greco è una novità assoluta ed è bello, perché è una lingua molto ritmica, molto antica, per cui anche chi in qualche modo ha adattato, ha trovato questi testi antichi, riassemblando, riscoprendo dagli anziani un po' quella che era la tradizione del canto, della scrittura dei testi in questo modo, penso ha fatto un grande sforzo, un grande lavoro, e soprattutto nell'aspetto ritmico, sempre una melodia molto ritmica, ma anche struggente, ci sono delle melodie bellissime che fanno parte di una tradizione melodica, che mi domando se non ci fosse stata l'influenza della musica britannica, quindi anche celtica, no? La melodia celtica, la melodia britannica o americana, non so, chissà cosa sarebbe diventata nei secoli l'evoluzione naturale di questa melodia, di questa lingua cantata, che lo trovo affascinante. Non posso dire complicata, ma bisogna saperlo fare, non è una cosa, io non sono in grado di farlo, infatti sono ospite di tutto questo, non voglio, anzi sono osceno, come diceva Carmelo Bene, sono fuori scena, per cui lo farò come turista, sono un turista della taranta. Però è comunque affascinante. Durante le prove mi sono subito trovato a mio agio, però, per cui c'è qualche cosa di estremamente musicale e naturale, forse anche le mie radici mediterranee mi facilitano il processo. C'è questa coincidenza che ha fatto sì che noi, diciamo, provenienti da Roma, abbiamo frequentato il Salento. E io personalmente ho partecipato a una delle prime edizioni della Notte della Taranta, ma prima ancora che si chiamasse Notte della Taranta, a fine anni 90, 96, 97, si chiamava Melpignano Rock, e mi ricordo c'era già un'atmosfera incredibile, c'era un'atmosfera, un'energia, perché di fatto il Salento era una zanzara, ma non tolgo subito. Il Salento è comunque una terra magica che esprime proprio energia, tradizione musicale, e chiunque abbia scelto come forma eretica di far musica nella vita non può non subire l'influenza di questa energia. Io ne sono rimasto sempre attratto fin dalla prima volta che ho frequentato, e evidentemente sia per esempio Niccolò Fabi, sia Daniele Silvestri che Marina Rei,
noi abbiamo spesso parlato e ogni volta che parliamo del Salento c'è sempre un'ovazione del Salento, perché di fatto è così, è naturale che sia così. Per me è un grande onore partecipare quest'anno all'Atalanta, sono veramente orgoglioso di farlo, mi sento onorato, perché è una cosa molto sentita, sia da noi che non siamo del Salento, che siamo in qualche modo turisti di questo, ma il fatto che ci sia questa energia, come dire, gratifica tutto, anche sono quelle piccole soddisfazioni che chi vive di questo, chi fa musica, è abituato anche a carpirle queste cose, no? E la differenza c'è. La cultura musicale che si respira in Salento è forse unica in Italia, anzi forse c'è anche quella sarda che è molto importante, lo dico sempre, mi fa piacere dirlo. Però devo dire che in Salento c'è qualcosa di massimo.